Siamo qui a Twiga, alle Olimpiadi del Cuore, in compagnia niente meno che di Cecilia Capriotti, volto noto televisivo, l'abbiamo visto tante volte anche a Tiki Taka in tante trasmissioni televisive. Cecilia, marchigiana come noi, gli chiediamo subito un commento su questo nuovo campionato della Serie A e soprattutto come vedi la Juventus e l'Inter. Secondo alcuni, senza Conte l'Inter si è un po' indebolita, ma la Juventus sotto questo punto di vista è leggermente, diciamo, ha superato leggermente il gap, secondo anche Chiambretti, abbiamo intervistato. Leggermente, soprattutto c'è da dire che io sono di Ascoli, bianco-nero, e quindi rimango un po' colori, sono juventina, quindi mi auguro comunque che vinca la Juve. Allegri alla Juventus lo vedi bene, insomma? Assolutamente sì. Nel post Pirlo, che poi è qui di casa, diciamo. Sull'Inter, senza Conte, vedi un pochino indebolita senza Lukaku lì davanti? No, assolutamente, perché vedo dei buoni calciatori. Anche Zeko, senza lui secondo me potrebbero fare ottimi risultati. E tu che sei anche una donna, diciamo, del web, se vogliamo, come vedi la figura di José Mourinho? Più influencer o più allenatore? A Roma, piazza molto calda. Entrambi. Comunque è un allenatore che piace molto, è carismatico, preparatissimo a livello calcistico, quindi ci piace molto. E Simone Inzaghi? Bravissimo. L'ultimissima, vabbè, non ti chiediamo niente sull'Ascoli, abbiamo detto, ma questo campionato di Serie A, dopo la vittoria della nazionale di Mancini, io sono di Chiesa, tanto come Mancini, secondo te potrà fare bene in Champions League, cosa che non è riuscita molto bene ai club italiani negli ultimi anni? Ma adesso a livello psicologico assolutamente sì, sai che gioca molto il fattore psicologico, quindi dopo questa bellissima vittoria secondo me sono più motivati, e soprattutto a livello psicologico, ripeto, la nazionale, non posso farti una domanda sulla nazionale, insomma è il nostro, diciamo, marchigiano Mancini, se ti ha stupito, se te l'aspettavi questa vittoria, e se ti ha deluso anche Deschamps, la Francia e Pogba? No, non mi hanno deluso gli altri, mi aspettavo questa vittoria, sono un ottimista. Però alla fine Mancini capolavoro, diciamo. Assolutamente sì. Grazie Cecilia, in bocca al lupo. Ciao, ciao.